riesce a sentirlo suo, al punto tale che se ne frega, fatemi passare il termine brutale, tale da buttare la carta per terra, vuol dire che c'è un problema appunto identitario. E quindi mi domando e mi chiedo se il simbolismo, quindi non dico l'imporre, però non mi vengono degli altri sinonimi in questo momento, attraverso dei simboli possa essere quasi una... un voler quasi costringere queste persone a sentirsi identità di identità che magari non no, ma è chiaro, vedi, no, sai, secondo me però appunto la questione della carta per terra, cioè proprio per me è traumatica, nel senso che io anche nella mia realtà sento questo, avverto questo disagio della carta per terra, e nel riflettere anche in questi giorni, essendo ospite quindi esterno a questa realtà, l'unica risposta forse più concreta e pragmatica possibile che sono riuscito ad elaborare è quella che gli stakeholder, appunto oggi non per più l'imprenditore, nel momento in cui appunto vanno a costruire questi comparti e quindi devono per necessità in un piano di realizzazione andare a creare quelle che sono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ecco, oggi stiamo parlando di partecipazione, di tecniche di partecipazione, anche questa oggi, questo incontro è un modo per creare della partecipazione, forse la partecipazione è proprio la chiave di svolta, nel senso che io faccio proprio l'esempio terra terra, come si suol dire, io nella mia città, io vengo da Foggia, c'era una parte periurbana, sì, periferica, in cui c'era questo parco pieno di erbacce, appunto sentivo qualcuno prima, un parco pieno di erbacce che i ragazzi di esperimenti architettonici volevano trasformare in un'area polifunzionale. Bene, la risorsa, come già tu ci hai spiegato, la memoria, quindi l'anziano e il bambino, attraverso la cooperazione di queste risorse, quindi gli anziani e i bambini, questo parco di erbacce è stato trasformato in un piccolo Eden. E attraverso questi pensionati, che più della telecamerina che qualcuno prima parlava, quindi l'individualismo, la telecamerina, la vigilanza degli anziani che stanno ogni giorno ad annaffiare le piante, ha molto più successo rispetto alla vigilanza esterna della telecamera. Quello perché? Perché comunque la popolazione, i cittadini, si sono sentiti parte di quello spazio, l'hanno sentito loro, l'hanno sentito una propaggine di casa loro. Ieri con la mia collega passeggiavamo per Bari Vecchia e analizzavamo come le signore di Bari Vecchia si posizionano fuori dalle loro abitazioni a fare le orecchiette, e ogni tanto vediamo queste signore di Bari Vecchia con la cosiddetta varichina, la candeggina, a lavare la parte di lastricato, le chianche davanti a casa loro. Quello perché? Perché loro sentono quella parte come una propaggine di casa loro. Quindi è la partecipazione più che la funzione che noi li possiamo dare a dei luoghi, quindi pensare questi luoghi, come qualcuno diceva, questi luoghi come nelle grandi città. Nel momento in cui tu mi dici che cosa vorreste fare voi, io prima che dire cosa vorrei fare io, che non abito ad Altamura, che non conosco la realtà, beh, penso che forse per capire cosa fare di Altamura, cosa fare di queste aree periurbane, attuare la partecipazione. È vero che è difficile, come in tutte le riunioni di condominio, cioè attuare dei processi partecipativi che abbiano davvero un senso. Però oggi siamo qui anche per sperimentare queste tecniche di partecipazione e per, perché no, esportarle anche. Bene, ed è questo il punto, no? Noi con questo Experience Lab ci stiamo proponendo la questione dei format della partecipazione. Dobbiamo dare forma alla partecipazione come per convogliare l'energia, dobbiamo saper fare il solco perché quell'acqua scorra. Mettere in forma la partecipazione non è un dato scontato, siamo in tanti, in troppi, tutti parlano di partecipazione, anche perché c'è, potremmo dire, quasi una crisi strutturale della democrazia rappresentativa, quella dei partiti, delle associazioni di categoria, tutto il resto, e si percepisce questo scricchiolio, come se dovesse essere riequilibrato da un'istanza di sussidiarietà che ancora non ha trovato una connotazione.
Allora, dentro questi lavori dal basso, e adesso Saverio come esperimenti architettonici ci introduce, crea una sorta di cornice di riferimento. Io qui, Carlo Infante, come Urban Experience, no, e Fedele Congedo come città fertile, stiamo intervenendo con delle metodologie. I format di performing media, che è un concetto che io ho proprio coniato, sul quale come Urban Experience stiamo lavorando da diversi anni, comporta il fatto che si debba cercare e trovare un equilibrio tra la potenzialità dei nuovi media interattivi, il mobile, il web, no? Perché c'è un salto di qualità straordinario nel passaggio dal web desktop, ovvero sui tavoli, al web che ti porti appresso. E chi inizia a potenziare, iniziamo a capire cosa sia il performing media, significa essere performanti noi, non solo i nuovi media interattivi che hanno preso questa volata progressiva, perché il mondo digitale ha acquisito un'accelerazione, un'evoluzione esponenziale che rischia di sfuggire ai più, no? Questo è un problema. Dobbiamo creare una sorta di cinghia di trasmissione tra questo moto accelerato, esponenziale delle tecnologie e la capacità umana di creatività sociale per gestire questo enorme potenziale, anche perché abbiamo capito che questa crisi economica, che è una crisi di modello, non è una crisi finanziaria, non è una crisi produttiva, è una crisi di sistema, comporta il fatto che il mondo sta cambiando e in questo cambiamento il digitale la gioca in modo centrale. Dobbiamo impugnare questa opportunità. Se non prendiamo il timone, si va alla deriva, definitivamente. Dobbiamo capire che cosa farne di tutta questa potenzialità digitale. Ecco, siamo qui con il performing media e interrogarci. Ecco, con gli esperimenti architettonici siamo arrivati qui ad Altamura un po' per la seconda volta. Dopo un anno siamo tornati e ora stiamo facendo un lavoro poi dentro questo luogo così importante, sì, per la città. Esperimenti architettonici e Urban Experience è la seconda volta che collaborano. L'anno scorso abbiamo collaborato per il progetto Altamura Domani, che era il primo progetto culturale partecipativo del nostro gruppo. Per il 2013 abbiamo avviato una grossa collaborazione su tutta la regione, per cui noi e altre associazioni come Pop-Up, Abari, Xscape Lab, siamo tutti tufi di Gravina, Garden Faber e in culture nella Grecia Salentina, abbiamo partecipato a un bando che si chiama Laboratori dal Basso, che è un'iniziativa della Regione Puglia che finanzia progetti di seminari, di workshop, progetti di formazione che giovani associazioni o giovani imprese organizzano sul territorio per invitare appunto esperti, docenti o manager, ad esempio, per ragionare sulla rigenerazione urbana, su nuove forme di imprenditorialità. Quindi questo ampio progetto, che è itinerante, si chiama Reactivicity, Old Spaces, New Uses, si interroga sul riuso creativo degli spazi urbani e del patrimonio dismesso delle città. Quindi chiama in causa direttamente architetti, pianificatori, progettisti culturali e associazionismo, fondamentalmente, nonché tutti gli stakeholder nelle varie declinazioni. È un progetto che va avanti dal 24 di ottobre e terminerà il 25 di novembre, sempre a Bari, all'interno di DAB, alla Fiera del Levante. Vogliamo innanzitutto che questo lavoro, che è appunto itinerante ed è declinato in maniera diversa a seconda delle varie località in cui viene svolto, possa confluire in un lavoro finale, che sia un paper, che sia una pubblicazione, che rimanga comunque un materiale navigabile, fruibile, sia soprattutto sul web, e che sia anche manipolabile, aperto all'integrazione da parte di altre associazioni o appunto della cittadinanza. Vedremo anche nella giornata di domani, quando verrà Silvia Sivo, la coordinatrice del laboratorio e esponente dell'associazione Pop-Up, che ci esporrà il progetto della piattaforma popup.it, che è una piattaforma all'interno della quale sarà possibile mappare gli edifici di ogni città e fare in modo che sia i cittadini possano avere accesso a questa piattaforma per narrare storie, per raccontare luoghi e diciamo, anche le proprie vicende,
o per evidenziare delle criticità, sia la pubblica amministrazione può utilizzare questo come uno strumento, come un catasto evoluto per avere accesso a tutta una serie di dati anche economici, e quindi essere uno strumento che possa rilanciare opportunità imprenditoriali o creative anche nell'ottica, diciamo, temporanea, del riuso temporaneo. Quindi vedremo meglio domani anche in diretta streaming questo, diciamo, l'utilizzo di questo strumento. Allora, riprendo un po' il filo anche per poi mandare, fare un assist a Fedele Congedo, che sta producendo questa scrittura automatica, questo visual thinking, come amiamo definire, e che in qualche modo rientra anche un po' nei format di Urban Experience, questi format che riguardano il performing media. In questo caso il medium è la scrittura. Anche nel caso del Twitter, sta girando, non vedo che la proiezione, i tweet non stanno andando, comunque appena abbiamo la visualizzazione dei tweet, sono fondamentali per creare questa dimensione di pensiero che ci ricade addosso e che attiva un processo di brainstorming. Ecco, il brainstorming è l'energia di cui abbiamo proprio bisogno per cercare di convogliare la partecipazione. E dobbiamo creare dinamiche di gioco. Prima si diceva di quanto sia critica la partecipazione in situazioni, potremmo dire, di conflitto. Si genera intorno alla questione del territorio, della governance del territorio, irreversibilmente conflitto. Dal condominio in poi, sappiamo. Ecco, bisogna in qualche modo spiazzarlo, uscire fuori da quelle dinamiche chiuse e aprire. Il gioco forse è il solvente per aprire e sbloccare un po' di queste matasse, un po' di queste ruggini. Pensiamo all'approccio ludico, partecipativo, come un solvente per sbloccare. Performing media è un pochino questo. L'aspetto della scrittura, questo lavoro che sta facendo Fedele è emblematico, è veramente un grande gioco, ma un grande gioco molto, ma molto serio, perché un esercizio cognitivo elaborato, anche se il colpo d'occhio è di una grande confusione, come se un grande gomitolo delle parole, no? Come un gattino che si attorciglia nel suo gomitolo. In questo approccio qua c'è un elemento di gioco, quindi un aspetto appunto ludico, allo stesso tempo fortemente cognitivo, che possa permetterci di poter fissare le parole chiave, gli snodi concettuali, così come anche il lavoro su Twitter, perché quando siamo in giro gli appunti li prendiamo su Twitter e possiamo ricomporre alla fine, nei vari step, nei vari stadi di processo, di lavoro, dei diari. Usiamo Storify, che è un'applicazione che permette di riaggregare i tweet in pochissime battute. Ma l'elemento cardine, se abbiamo la pagina di Urban Experience, poi sarebbe anche interessante vedere, Giovanna, apri proprio Gravina, proprio perché Giovanna, ecco, perfetto, riprendi da qua, tanto senza l'audio, qui è l'immagine di un wall show, di una passeggiata radio, usiamo un sistema delle radioline, quelle che usano banalmente i turisti per creare esplorazioni urbane. Qui siamo capitati nella casa di una signora che stava facendo i cavatielli per noi, cioè proprio stava trombando la pasta, no? Entriamo a casa sua e eravamo in tanti, quasi una quarantina, vero Giovanna? Sì. Eravamo una 40, 50, e con queste radio non potevamo entrare tutti in questa cucinina che è veramente pochi metri, cioè boh, 5x5. Gli altri ci ascoltavano in radio, in questa conversazione in cui siamo riusciti a entrare dentro le case. Qui mi riferisco a questa cosa che dicevi prima sulle signore che stanno fuori. Ecco, questo rapporto tra il dentro e il fuori, tra l'esterno e l'interno, tra il pubblico e il privato, è una delle questioni che a noi sta molto a cuore. Infatti domani faremo un lavoro sui claustri, no? Che sono proprio per eccellenza, vero Gianni? Questo rapporto della città, di spazi privati, di camere urbane, no? Vengono anche chiamate, che si aprono alla città, al possibile uso condiviso della città, come le signore che davanti alle case con le seggioline fanno le loro cose. Ecco, il wall show è un format strutturale, perché il brainstorming, dalla situazione di salotto, di tavolo, adesso qui abbiamo i divani, dallo spazio indoor, interno, si scaraventa fuori.
anche con un po' di insidia, ci piace entrare nelle case, nei negozi, cercare di... Proprio lo scorso anno è uscito fuori un termine che si riferiva all'approccio al mondo tufaceo di Gravina, quello dello stropicciare, quello della porosità. Si prende un foglio, lo stropicci, quel foglio inizia ad assorbire. Dobbiamo diventare porosi. Ecco, forse uno degli elementi di training, di metodologia del performing media, rientra nel quell'approccio di gioco che ci permette di essere un po' più porosi, assorbire le informazioni per metabolizzarle meglio. L'elemento performativo riguarda sì il nostro corpo, la nostra azione, ma anche quell'elemento di potenziamento che i media, ma da sempre, la scrittura è un buon esempio, Cioè, il riferimento alla scrittura e anche questo rapporto di action writing che sta facendo Fedele ci piace molto perché è performante, c'è un elemento di energia in questo lavoro che sta facendo, non sta prendendo appunti e basta, no? Tenete conto che delle volte Fedele fodera intere stanze in questo modo, qui sta tessendo il nostro tappeto, no? Questo di fatto è come un tappeto, no? Che si sta estendendo in mezzo a questo... E un altro aspetto del performing media, e vado veloce e poi passo la parola a Fedele, perché con Fedele vediamo di ricomporre il dibattito che sta emergendo nel nostro brainstorming, sia quello indoor che quello nomade in giro per la città. Un'altra definizione di format è quello che potremmo anche adottare domani, è vero Saverio, del mob tagging. Esatto. I codici, ritorni sulla pagina di Urban, così a colpo d'occhio vedete... Ecco, vedete, il mob tagging sono quelli che chiamano i QR code. Uso il termine mob tag perché quando noi l'abbiamo usato in Italia per la prima volta, e non per l'Italia, penso nel gennaio 2007, escludo che nessun giapponese, nessun americano l'avesse utilizzato per delle azioni urbane. Gennaio 2007 sono 6 anni fa, vi assicuro, provate a immaginarvi 6 anni fa se vedevate questi codici in giro. L'abbiamo fatto per creare un percorso basato su un'idea, realizzare una mappa emozionale dei luoghi della memoria antifascista a Torino. E lungo questo percorso si accompagnavano studenti delle scuole medie superiori che avrebbero preso il treno per Auschwitz e dalla stazione di Porta Nuova. Con i mob tag lungo il percorso abbiamo linkato a delle pagine di un geoblog, altro format, e poi adesso ne parleremo, che le mappe sono buone tutte a farle oggi, Quando le abbiamo fatte noi per le Olimpiadi invernali, vi assicuro, non esisteva manco la parola. Google Maps non si era ancora visto. Ha richiusa la parentesi. Nel gennaio 2007 abbiamo fatto questi mob tag, e non li abbiamo chiamati così, perché si chiamava allora Matrix Code. Però abbiamo definito l'azione, azione di mob tagging. E sul Sole 24 Ore è uscita questa parola. E questa parola ha avuto un certo successo. Detto questo, ci piace poter pensare che possa esistere una creatività sociale italiana, perché l'innovazione, vi sottolineo, riguarda la creatività sociale, non riguarda solo la tecnologia, l'innovazione è il valore d'uso delle tecnologie. Quindi il mob tagging è un format, come altri format, e riguardano il geoblog. Dicevi? No, se posso collegarmi a questo, certo, che dicevi. Dall'aspetto metodologico, dicevamo anche che può essere anche sintetizzato dalla parola porosità, possiamo tirar fuori un'altra parola che comunque è cara tanto a Urban quanto a noi di esperimenti, che è quella dell'approccio glocal. Cioè, penso che una buona pratica per tutti noi, soprattutto diciamo, parlo della mia generazione che è stata comunque anche abituata, anche per necessità, a viaggiare, quindi a essere ospite nella propria città di nascita, è quella di apportare contenuti dall'esterno in questa realtà che è molto chiusa e molto avvinghiata su se stessa. Quindi cioè, lo sappiamo che siamo un territorio dell'entroterra pugliese, dove sono, diciamo, non sono sempre proficui o assidui gli scambi con l'esterno. Ad esempio in Salento è una condizione sociale molto diversa, è una terra che è attraversata e tutti questi stimoli esterni vengono recepiti e vengono anche rimescolati, no? Io penso che questa sia una cosa che dobbiamo imparare a fare in maniera sistematica, perché dà proprio stimolo a idee e a progetti, e dato che qui la maggior parte di noi ha a che fare con progetti, chi architettonici, che culturali, penso sia uno dei primi input da mettere nella cloud, insomma.
Bene, allora questi dei format li svilupperemo proprio sul campo, anche domani vediamo cosa possiamo riuscire a realizzare, perché tieni conto che Laboratori dal Basso con Urban Experience e con Città Fertile mette il fuoco, il focus sulle metodologie, sull'innovazione di processo, in questo caso i format di performing media, ovvero come usare le soluzioni mobile e web. C'è un termine, Solomo, Social Local Mobile, che corrisponde fortemente alla nostra peculiarità. E vi assicuro, come Urban Experience, se pensate al percorso fatto già per le Olimpiadi Invernali a Torino, siamo stati tra i primi nel mondo a lavorare in questo modo. Le mappe interattive non esistevano. Il fatto di concepire le mappe interattive, allora l'uso dello smartphone nel 2007 non era così usuale, ma siamo riusciti a utilizzare comunque anche delle reti wifi, perché l'offerta internet per il mobile era molto costosa, in giro per la città già durante le Olimpiadi e poi per alcune altre azioni che abbiamo fatto dopo. Allora, sospendiamo questa cosa per entrare nel merito anche dei contenuti, no? Abbiamo parlato delle metodologie. Adesso questo con cantiere di brainstorming con Fedele che sta visualizzando, però no, adesso anche con Corrado, che qui rappresenti la proprietà del Mercadante, il teatro. Corrado, e poi dopo Fedele. Teniamo Corrado perché tu puoi fermarti adesso. Perfetto. Comunque poi dopo ci passiamo con Fedele e Corrado prima un po' come anche il padrone di casa. Di fatto questo qua è lo spazio di una SRL, di una società privata che vuole gestire in modo pubblico uno spazio rivolto alla città e anche al suo rilancio. Assolutamente sì. Non siamo la proprietà, preciso, perché possiamo creare confusione. Noi siamo i gestori per i prossimi 30 anni del Teatro Mercadante. Siamo una società, la Teatro Mercadante SRL, fondata da 3 aziende all'interno di questa SRL, che si sono presi cura del restauro funzionale e anche statico del Teatro Mercadante in cambio di questa gestione. Esperienza un po' particolare per il territorio, non si è mai fatto un'esperienza del genere. Noi siamo un'impresa che lavora nel settore delle costruzioni ma anche del restauro, abbiamo voluto fare questa azione anche per insomma variare un po' quello che è il nostro modo di operare, ma anche nello stesso tempo per cercare di dare un'impronta diversa alle nostre aziende. Questo è un contenitore che ci auguriamo nei prossimi anni possa diventare un po' il fulcro, possa diventare il momento di aggregazione per l'intera città. Stiamo lavorando, siamo in contatto con i vari enti pubblici, comune, regione, provincia, stiamo mettendo giù una fondazione. Siamo oramai agli sgoccioli, la fondazione è già stata buttata giù come bozza, dovremmo essere a breve alle firme. Ci auguriamo al più presto chiaramente di darne notizia su tutti i social network e neanche magari a livello pubblico anche sulla stampa per la firma di questa convenzione e di questa fondazione che sarà realizzata brevissimo. Adesso se ci sono altre domande. Questo è un passaggio. Allora, se il microfono passa a Fedele. Allora, questo è un elemento base. Ritorneremo con Corrado per ragionare un po' sulle idee che stanno emergendo dal nostro brainstorming. Cioè l'Experience Lab esercita come format, che l'abbiamo chiamato il visual thinking, e anche la Tech Cloud Live attraverso i Twitter che girano. Abbiamo 2 soluzioni, una che va sul web, ma che di fatto corrisponde al fatto che abbiamo gli smartphone in mano e molti degli appunti li condividiamo per poi riaggregarli su un diario connettivo che usa Storyfy come applicazione. E qui con Fedele, con Gedo, c'è un lavoro di scrittura immediata che permette di recuperare un po' il filo dei nostri discorsi che si stanno incrociando e che riguardano i temi della rigenerazione urbana. Questa mattina abbiamo operato con la scrittura e stiamo continuando a operare con la scrittura in 2 tempi. Abbiamo generato una mappa degli attori attraverso delle nuvole convergenti su domande chiave: chi sono, quali sono le mie capacità, quali sono i miei obiettivi, cosa cerco. Insomma, occorreva in qualche modo costruire un gruppo narrante con la chiarezza di fattori di convergenza. E questo gioco di identificazione delle reciproche forze agisce dentro un discorso più largo, un discorso nomade,
che io sperimento da qualche anno in vari contesti, dalla pianificazione strategica ai racconti di comunità, di persone diverse che lavorano spesso con elementi fortemente conflittuali, ma anche storie convergenti. Quello che si fa è una scrittura istantanea dei discorsi, nel rispetto, si spera, dal punto di vista di chi scrive, di una autenticità dello sguardo soggettivo. E quindi il tentativo è quello di mantenere la competenza delle parole dentro una fusione dove non sono più presenti i soggetti con il nome e con il cognome, ma sono presenti le parole come discorsi. E questa convergenza dei discorsi serve appunto per generare nuvole di senso, dove si possono ritrovare le storie, ma solo come parte di un unico racconto che può avere il futuro che il gruppo intenderà perseguire. E allora, se vogliamo percorrere un muro che è nomade, che va altrove, che in qualche modo invita a uno sguardo più profondo sulle parole e sui discorsi, potremmo iniziare da un punto qualsiasi, perché poi, quando le parole diventano liquide, in questa che è una, tutto sommato, una città confusa, perché fusi sono i discorsi, perché le parole in qualche modo si sovrappongono, possiamo, come dire, identificare le storie partendo dal loro naturale sviluppo. Noi abbiamo fatto un ragionamento su quello che stava avvenendo in questo teatro questa mattina, sull'autodescrizione che abbiamo fatto con la prima mappa, come lettura di persone ma di molti libri. Abbiamo parlato di quarta parete, del principio della partecipazione dentro un abitare collettivo e di questo tappeto di conoscenza che si stava formando. In qualche modo questo è diventato per noi oggi un cantiere dentro un cantiere ad alto potenziale e un modello biologico. E siamo entrati in un tema trasversale che riguardava e riguarda i metodi di incontro, di racconti e di scrittura partecipativa che diventano linguaggio solo se sono incorporati dentro un agire collettivo. E quindi un agire attraverso la passione, con gruppi di studio che lavorano sull'immagine. Abbiamo fra noi una cameriera di poesia e di arti. Abbiamo attori che condividono appunti comuni per generare diari di storie. E abbiamo lavorato quindi con un'interrogazione continua sulla forma della partecipazione, sulla costruzione di mappe di geografie, sulla necessità di aprire cantieri sulla memoria. E poi siamo andati avanti pensando di muovere scenari con i nuovi media, muovere le acque del mondo come delle condizioni abilitanti per camminare e costruire capacità convergenti. E siamo andati avanti ragionando sul come mettere a produzione il teatro, come farlo agire, come lavorare con economie molto basse, mantenendo però forte il senso della qualità e quindi agendo su ipotesi di potenziamento delle risorse umane, sulla dimensione delle comunità, sulle forme della partecipazione. E per cui tutto il discorso sta dentro questo rapporto con il paesaggio, con la città e con l'attivazione di percorsi partecipativi. Detto questo, appare come un grande groviglio di concetti. No, io ho già il mio microfono e servirà Gianni questo microfono. Perché dentro questo groviglio vi sono quasi dei concetti che sembrano quasi ideologici, astratti, teorici, utopici per alcuni aspetti, perché c'è una forte tensione ideale dentro queste grandi frasi che si stanno in questa vertigine di parole. Però è anche vero che abbiamo un po' il dovere, no, di riuscire a cogliere, a interpretare questa nostra attenzione verso qualche obiettivo, no? E anche se in queste due giornate non è che possiamo mettere su un cantiere progettuale a tutti gli effetti, però contribuire perché qualche idea possa intraprendere
il percorso del progetto, forse possiamo farlo. E infatti una delle idee è emersa proprio da Gianni, ecco, in sintesi, poi vediamo quali altri delle altre idee, perché ce ne stanno altre che stanno emergendo, se puoi descriverla. Devo ricominciare la descrizione di quello che ho detto prima? La mia idea? Se puoi descrivere la tua idea sinteticamente in due minuti. Che ho detto prima, sì. A questo punto mi piace ripetere quanto già ho espresso poco fa al geometra Santoro. Se ci fosse una condivisione di questa mia idea, che si potesse... del casato, e poi ci sono degli stemmi che si riferiscono per esempio al feudatario, tipo i Farnesi, che hanno governato la città per oltre due secoli, va bene, quindi anche loro. Poi ci sono anche gli stemmi dei vescovi, dei prelati. Allora ci sono due cose di approccio all'araldica. Abbiamo quella dei vescovi, dei prelati, e quindi le chiese nuove che sono state costruite recentemente sono dei contenitori vuoti, non hanno nessuna identità. Allora io propongo, per esempio, al vescovo o anche a chi ha costruito queste chiese nuove, di mettere questi simboli araldici di tutti i vescovi nella chiesa, oppure fuori dalla chiesa, e poi gli stemmi che riguardano queste famiglie nobili, e magari fare un piccolo itinerario in una aiuola, dei giardini, cioè dove si possono fare delle passeggiate, in modo che la gente possa appropriarsi di questi simboli, e se ne devono fare anche un vanto, perché non è detto che questa deve essere di fruizione solamente dell'Altamurano, però se viene gente anche da fuori e vede una cosa del genere fatto in maniera scenica, la cosa diventa molto più affascinante, è anche motivo di orgoglio per noi, e motivo anche di aggregazione, motivo anche di parlare, di fare, chiamiamo anche gossip, un termine un pochettino pesante, perché gossip sta a significare anche parlare male, insomma. E quindi questo focus è su l'araldica associata. Per me qualche altra idea, dimmi. Microfono a Saverio, E poi facciamo girare sulla base dei progetti anche il discorso claustri. Certo, no, un'ipotesi progettuale che può essere legata a questo, diciamo, faccio riferimento ad esempio a un approccio che non sempre si ha, cioè quello di alzare gli occhi mentre si cammina, cioè il fatto che tutti gli stemmi o i simboli che noi anche oggi abbiamo individuato nel walk show sono posizionati in alto, ad esempio, e non sono sempre, diciamo, individuabili. Legati a un sistema di mob tag, ad esempio, potrebbero essere molto, perché il mob tag potrebbe essere posizionati in basso, e potremmo sviscerare molti più contenuti, in particolare del centro storico, che potrebbe essere un'attività poi che confluirebbe dentro un geoblog, che molti di noi potrebbero fare tranquillamente. Potrebbe essere un primo passo per dare credibilità a futuri progetti anche più onerosi da un punto di vista economico. Ma infatti questa cosa di associare i mob tag, detti anche QR code, quei codici digitali che linkano, possono essere utilizzati in modi molto molto diversi, non solo un link ad una pagina web informativa, e quanto è importante che queste pagine informative siano comunque sempre in più lingue. Ricordiamoci che comunque c'è un'utenza, cioè questo paese è usato e deve essere usato potenzialmente dal mondo, anzi dobbiamo auspicare che ci sia un turismo sempre più intelligente, in grado di poter utilizzare questo nostro paese, perché è una risorsa fondamentale. Tenete conto che gran parte di questo turismo intelligente è un turismo che tende ad un format nuovo, potremmo definirlo turismo esperienziale, non solo un turismo di visita, ma un turismo in cui vengono fatte delle cose. Ecco, noi come Urban Experience appunto ci stiamo interrogando molto su creare le condizioni abilitanti per poter intercettare questo turismo esperienziale, ma allo stesso tempo questo tipo di approccio può determinare un principio di coesione sociale, di reinnamoramento del proprio territorio, che è fondativo. Il discorso che fa Gianni si aggancia fortemente a questo elemento, di come riattivare principi di appartenenza.
Però prima con Giovanni si stava poi parlando rispetto ad alcuni angoli, ad alcuni punti quartieri, no? Si parlava del Mercatale, di alcune anche zone della città, di come questo elemento dell'appartenenza, della buona vita, della qualità della vita, spesso si infrange su mille problemi, no? Che lo sporcare la città, il discorso che si faceva prima sulle cartacce, no Giovanni? Ecco, sarebbe interessante che cosa possiamo essere in grado di inventare per riuscire a dirottare questi comportamenti negativi, per sì. Poter riattivare un principio non solo di appartenenza, ma di reinnamoramento della città. Ok, provo a dirlo in altri termini, provo a uscire un po' da questo momento talk, mi sento un po' molto comodo su questa poltrona, sembra un talk show. Lo so, infatti noi facciamo i wall show, ci ritroviamo ogni tanto. Infatti, adesso mi tiro subito fuori da questa situazione. Stamattina penso che abbiamo fatto un interessante esperimento di camminata sociale, walk show, che come ci raccontavi fa un po' il verso al talk show, e vorrei assolutamente evitare di cadere nella trappola dell'intellettualismo, delle poltrone e diciamo non perdere il senso della strada di stamattina. Mi è piaciuta la passeggiata di stamattina e provo a fare un breve percorso concettuale per capire anche un po' il senso di questo laboratorio. Anche per capire in che termini può essere funzionale alle cose che si dicevano prima, sì. Come di attivare un senso della città, no? Ok, io personalmente come architetto mi sento chiamato in causa a provare a immaginare qual è la relazione tra le persone e i luoghi, e in questo senso qual è la funzione dei media che penso siano nati appunto per mettere insieme le persone e le storie delle persone. Voglio anche bypassare il concetto per cui i telefonini e gli smartphone ci diano grandissime possibilità di stare insieme, cioè penso che il digital divide, come si racconta, cioè il problema di accesso a internet, sia di sicuro reale, perché internet produce rendita, ricchezza, incrementa il PIL, però penso che ci sia anche un problema fortemente sociale, cioè i mobile dividono le persone, c'è un problema di digital dividing tra le persone che sono connesse ma in realtà non si conoscono. In questo senso la camminata che abbiamo fatto stamane è stata bella perché il medium era quasi radiofonico, non era mobile, quindi era interessante sentirti in auricolare ed era bello come io ho diciamo provocato un amico dicendogli sembra di ascoltare Radio 3. E io di solito ascolto Radio 3 quando devo fare delle operazioni particolarmente rilassanti e anche di lavoro, tipo disegnare o fare delle attività in casa o attività artigianali. Penso che dobbiamo riflettere su questa cosa, perché internet offre delle grandi possibilità, però effettivamente i ragazzi sono a casa a giocare alle play. La gente che non ha un lavoro è a casa a consolarsi su Facebook, e questo non aiuta assolutissimamente la vita delle persone, perché il capitale reale anche dei paesi è quello umano, quello di persone che hanno mille storie, mille talenti, mille possibilità, che però sono terribilmente, inesorabilmente, fatalmente isolate. E oggi sono venute a trovarci delle persone che hanno voglia di partecipare in questo senso, cioè di mettere a disposizione un talento, un saper fare, dei giovani che si sono preparati nelle migliori università italiane per provare a portare innovazione anche in un lavoro che nel nostro caso, nella stragrande maggioranza, è quello della progettazione architettonica, e anche noi avremmo voluto dire la nostra, riprogettare anche gli spazi, però sappiamo benissimo che queste sono discussioni dei grandi, cioè in un paese di vecchi o si è nei meccanismi della politica o si è nei grandi studi, oppure diciamo i processi di cambiamento sono diciamo inavvicinabili. Allora io penso che l'unica strada vera possibile sia quella del hacking, cioè della pirateria, anche in senso urbanistico, perché è una dimostrazione evidente che l'urbanistica, l'amministrazione del territorio, ha fallito.
Cioè le città come Altamura, che può essere presa benissimo ad esempio come una qualsiasi città di provincia, anche di un territorio molto interessante come la Puglia, che sta vivendo un momento di grande rinascimento politico con tutte le obiezioni del caso, però Altamura è un territorio che è fondamentalmente mal governato, non per forza per responsabilità politica, ma per inefficienza del sistema, diciamo così, in generale, e quindi la gente sul territorio non ha quello che serve. E ricollegandomi a quanto è successo a Bari, il primo appuntamento a Bari sul recupero dei vuoti urbani, è stato interessante perché c'era un docente di Saragozza, una ragazza di origini italiane, che raccontava questo progetto di Saragozza nello stesso anno dell'Expo Mondiale, cioè 2009. Saragozza c'è l'Expo Mondiale, arrivano milioni di euro su Saragozza. A Siviglia c'era l'Expo. E a Saragozza, 2008, sì. Arrivano una montagna, una pioggia di soldi, di milioni di euro pubblici, fanno dei bellissimi padiglioni a Saragozza, il giorno dopo non servono più a nessuno. Con 1 milione di euro, cioè una somma relativamente piccola rispetto al budget totale, succede che alcuni progettisti, insieme a 50 operai, si preoccupano di recuperare dei vuoti urbani che stavano lì, fermi, abbandonati. Quindi in Spagna c'è una legge per cui se tu hai un vuoto, cioè se hai una proprietà privata e non bonifichi, non fai una stuccatura, se non metti manutenzione allo spazio, sei soggetto a una multa. Quindi c'era questa misura della concessione in via provvisoria, per cui questi spazi venivano riabilitati. Il campo da bocce per gli anziani, l'orto urbano, il campo da basket. La città si è riappropriata di questi spazi, 50 di questi spazi pubblici e privati hanno iniziato a vivere. E questo è un esempio di pirateria, perché agevolata un po' dall'amministrazione, perché la città, penso, e poi passo anche la parola agli altri, sia un organismo vivente, e quindi come le forme parassitarie, organiche, eccetera, si prende da sola lo spazio e si prende in qualche modo carico di cambiare la forma degli spazi. Queste sono delle relazioni interessanti tra i luoghi e le persone. Ma infatti questa metafora, perché poi è una metafora questa dell'hacking, no? Si parlava della cultura hacker questa mattina, di come un modello di comportamento creativo come quello dell'open source oggi riguardi l'asset istituzionale, l'open government, gli open data, cioè c'è tutto un processo di ricerca di nuove metodologie, di nuovi comportamenti associati alle nuove tecnologie che ha spostato l'asse, cioè no, dal sistema IBM al sistema del governo, della governance e degli stati della pubblica amministrazione, si interroga su che cosa sia l'open source e lo ha fatto proprio come un elemento generativo di opportunità. E questo riguarda fortemente il territorio e le architetture urbane. L'esempio degli Expo, no? Comprese anche le Olimpiadi invernali di Torino, di tantissimi spazi risolti, possono essere reinterpretati da una cittadinanza attiva. Ed è quello che in qualche modo stiamo mettendo anche in cantiere qui all'interno, capire in che modo metterci in cammino, individuare i vari territori e dare in qualche modo risposte. Su questo, chi c'è? Altro c'era? Vogliamo riassumere Fedele. I progetti chiavi che sono venuti per la seconda parte. Anche se puoi mettere a fuoco anche la scrittura con la camera. Sì, solo per ricordare quello che è stato la seconda parte della discussione. E quindi questa che è già stata ricordata, questo timbro, questo segnare l'impronta del territorio per aumentare l'appartenenza. E poi abbiamo anche parlato del ruolo dei decisori e del ruolo di chi costruisce e trasforma la città, del ruolo di interazione fra imprese e decisori come promotori di progetti e di comunità, e quindi dell'esigenza di coinvolgere con i decisori che può essere vissuta direttamente dalle imprese. E abbiamo fatto degli esempi di ipotesi, come appunto l'ipotesi di progetti per una piazzetta dei martiri, o ancora ripulire il pulo, che è questo andare verso il pulo e ricreare aggregazione.
intercettare in qualche modo, in modo sommerso, le persone. Vorrei poi che qualcuno sul pulo mi aprisse un focus, perché il pulo, l'inghiottitoio, le doline carsiche sono delle cose interessanti di questo territorio. E questo ha a che fare col sommerso, con la scomparsa, con questi punti convergenti e negativi. E abbiamo anche parlato della modalità significativa di fare operazioni come queste di oggi, che non sono teatri della partecipazione, come dire, che si autorappresenta, ma sono luoghi dove può avvenire l'incontro di persone che passano, attraversano lo spazio e che possono diventare protagonisti quasi liminari, di margine, per lavorare sui margini, per entrare fuori e per uscire dentro i discorsi, per accendere storie anche di hackeraggio, se volete, della passeggiata, che è liminare, che non sta dentro i discorsi già decisi, ma che diventa un meccanismo per trasformare le città. Spesso è una questione di destini incrociati e le città sono fatte di, come dire, la vita della città è sempre legata al sommerso, a identità di territori che si attivano con queste occasioni di incastro. Idre, sui progetti, sugli obiettivi e sui progetti potremo magari aprire un focus domani, no? Quando avremo una giornata per elaborare, quando faremo un wall show finale, perché quel wall show, la passeggiata, l'esplorazione urbana di oggi era più di ricognizione. Domani vediamo di creare un momento di restituzione dell'esperienza del nostro Experience Lab. Mentre una cosa che è quanto è importante in questa fase di interregno, mettere a fuoco appunto la metodologia. Cioè, io insisto proprio su questo aspetto, perché dobbiamo trovare il modo per mettere a punto un format modellizzabile. Forse i laboratori dal basso, come condizione, dovrebbero poi servire a questo. No, anche se non mi entusiasma il termine dal basso, perché non è più, quella verticalità si è già rotta. No? Non è che dal basso di che? Siamo tutti stakeholder, non dico di primo livello, ma quasi, insomma. Chi è? Dov'è questo basso? No? L'idea di laboratori generativi, ecco, uscire fuori da uno schema precostituito legato ai modelli universitari, alla ricerca istituzionale, quando si parlava del hacking, ci rendiamo conto di come i diversi stakeholder, i portatori di interesse, possono intervenire. Mi rivolgo adesso a te come proprio imprenditore, no? Adesso al di là del mercadante, di quanto è importante, abbiamo usato un termine, decisori, che non è un sinonimo di politici. O perlomeno, dentro i decisori vi sono i politici. Una delle prime cose che abbiamo detto è che ci stiamo interrogando sulla partecipazione, perché la partecipazione può arrivare in aiuto di una democrazia malata. La democrazia rappresentativa sta crollando su se stessa. E dobbiamo evitare che crolli del tutto, perché sennò è un grande casino, diciamolo. La partecipazione può esprimere forme di sussidiarietà, e qui arriviamo al punto. Il sistema delle imprese, no? Sperando che producano ancora ricchezza, perché siamo in uno scenario in cui non si produce quasi, il PIL è raso al suolo. Bisogna trovare il modo per riattivare delle forme di ricchezza, trovare delle forme perché venga messa a valore qualcosa che prima non ce l'aveva. Prima si parlava della memoria degli anziani, di come le dinamiche di coesione sociale, di social responsibility, no? Il principio di reputazione delle imprese è un elemento determinante, anche se non producono ricchezza. Cioè, in una fase in cui non c'è produzione di ricchezza, devi stare a galla, devi galleggiare, non devi scomparire, non devi morire. Ecco, in questo scenario, non a caso si sta parlando moltissimo di social innovation, l'innovazione sociale. La partecipazione può in qualche modo trovare una forma di dialogo con il sistema delle imprese? Sicuramente sì, la forma di dialogo è quella che noi ci auspichiamo, anche nelle associazioni di categoria. Oltre a questa esperienza Teatro Mercadante, io faccio parte di altre associazioni di categoria, quali ad esempio? Confindustria e ANCE. Anche lì parliamo di questo. Spesso però, quando arriviamo all'interno dei centri urbani di provincia, ci ritroviamo che il dialogo non prende forma. Spesso noi abbiamo vissuto anche l'esperienza del PIRP, lo dicevamo qualche minuto fa prima di aprire
il servizio, non si riesce a costruire. Spesso quello che noi vogliamo, noi imprenditori, è esattamente sapere quello che la gente vuole. Spesso si finisce sempre in polemica, in litigio. Invece per noi è importante capire che cosa vuole la gente, perché noi vorremmo dargli esattamente quello che la gente vuole, ma perché aiuta anche noi a far business. Spesso anche la politica in questo non ha un ruolo un po' di mediatrice fra le parti. E spesso questa torta, io la chiamo così perché, ahimè, dispiace dirlo, ma è una torta, va divisa in tanti piccoli pezzi, ognuno deve avere una fetta. Gruppi di potere spesso si ritrovano a voler comandare su, può essere la politica, come può essere l'imprenditore di turno che vuol comandare su quell'esperienza. Noi vorremmo che la politica e che tutti quanti, insieme anche al territorio, esprimessero chiaramente le idee e senza creare litigi e nello stesso tempo dando dei suggerimenti attivi. Altra esperienza, prima Gianni parlava, mi faceva delle domande di territori al di là della circonvallazione per quanto riguarda Altamura, dove noi abbiamo operato. Bellissima l'idea di mettere gli stendardi, va benissimo, riconoscere le aree di proprietà in precedenza di nobili, di nobile famiglie altamurane. Forse io ho dei dubbi, lo dicevamo anche prima, di toccare la suscettibilità di qualcuno che non è nobile, quindi attenzione a questo. Importante capire che quell'area è dei Labriola, dei Denora, dei va benissimo, però potrebbe qualcuno offendersi, è solo una domanda che io mi pongo. Anche in quell'area dove prima scherzavamo è stata proposta da parte nostra un mercato, un'area mercatale. Spesso non si riesce fra imprese e politica a dialogare insieme al territorio e quindi alla gente molto chiaramente e ad avere un dialogo costruttivo. Spesso una cosa o si fa o non si fa perché c'è l'iniziativa forte di qualcuno che decide di farla. Noi non vogliamo questo genere di dialogo, lo faccio o non lo faccio, decido io. Noi vorremmo un dialogo attento con tutti quanti e quindi, dicevamo prima, probabilmente si dovrà anche lavorare sulla formazione anche di noi stessi. L'esperienza Teatro Mercadante un po' vuole essere un primo passaggio per arrivare a delle esperienze che possa anche toccare magari cose più importanti, quali le rigenerazioni urbane o altri modi, altre forme. Benissimo. Saverio, andiamo a chiusura, sì, perché anche per poter poi tracciare il percorso di domani. Sì, sono le 18, per dare così per riassumere un po' quello che faremo domani, continueremo con le sessioni di brainstorming in mattinata e sin dalle 15 fino alle 17 provvederemo a progettare il secondo workshop di restituzione, quindi il cui percorso, i cui contenuti verranno progettati tutti, diciamo, da tutti noi e da tutti quelli che arriveranno. Torneremo al teatro intorno alle 18, 18 e 15 per avere l'ultima ora di streaming con il digital storytelling finale, con, diciamo, l'elaborazione anche di Fedele al completo. Tra le 18 e 19 chiudiamo. Tra le 18 e 19 terminiamo. 19 va bene per voi? Ci siamo tutti, perfetto, questo è importante. Okay. Magari domani mattina mi piacerebbe anche andare a vedere il pulo, questo inghiottitoio. Ecco, chi mi dà una descrizione del pulo? Ecco, dai Gianni, ecco. Perché questa idea dell'inghiottitoio mi affascina e riguarda una delle peculiarità calcare. No? Sì, una dolina carsica di circa 200 metri di profondità, quindi un inghiottitoio, no, a volte si dice che c'è stata una meteorite che è scesa giù, insomma, ha fatto questo cratere, però a volte, insomma, queste sono tutte fantasie. Insomma, quindi comunque è una dolina carsica. È una dolina carsica, quindi uno sprofondamento dell'area, insomma, murgiana, e quindi si è creato questa cavità interna sulla Murgia. E mi dicevano anche che una delle caratteristiche anche di Altamura, che altri inghiottitori, sì, ce ne sono tanti, cementati per creare le fondamenta di alcuni, sono stati in qualche modo riassorbiti degli inghiottitoi. Ci sono ancora delle altre aree sempre nella zona di Via Bari. Quindi ce n'è un'altra
Torre dell'Esca, ce n'è un'altra, poi sul, proprio sulla statale di sono delle grotte, comunque delle grotte carsiche, e sul, a circa 5-6 km da, prima di arrivare alla, alla stazione di Pescariello, e proprio sul limitare della, della strada c'è una grata, insomma è chiusa, si può accedere, bisogna vedere chi ha le chiavi, penso che sia il, l'associazione del, del, del CARS. Bene. Poi a proposito del, del pulo, è il caso di aggiungere una cosa molto particolare, cioè il percorso, perché quell'area là, da partire dal, dal, dal santuario del Buon Cammino fino su, che sono 3-4 km, al mattino molti ragazzi, ma anche diciamo, persone anche di una certa età, fanno quel percorso facendo o trekking, facendo, facendo anche footing, diciamo, è un termine un po' inglese, il, e quindi fanno questo percorso a rischio della, della propria vita, perché non c'è un, come dire, un, una pista, né una pista ciclabile né una pista pedonale, insomma, per poter fare questo percorso a piedi, ed è un, ad altissimo rischio. Il comune, nonostante tutto, ad oggi non ha preso nessuna decisione. Quindi ci sono tante associazioni, tanti, tanti ragazzi che vanno a chiedere insomma, di fare qualche cosa, però non c'è nessuna decisione. Quindi questo, per esempio, in questo progetto qua potrebbe essere anche un, una valvola di sfogo per puntare l'attenzione, accendere un faro a questo proposito. Bene, allora domani studiamo il percorso del workshop finale, anche se il pulo lo teniamo magari da parte, perché magari un piccolo è un po' lontanuccio, possa andare a fare una ricognizione. Metteremo a fuoco sicuramente i claustri, che è una delle cose che ci interessa. E come non ricordare l'impronta federiciana, in fondo questi claustri nascono sotto l'impronta federiciana, che sta lì, campeggia in questo fondale, adesso la luce, non so se la camera, comunque domani combiniamo il fatto di accendere magari quel fondale e ci possa in qualche modo, si possa chiudere anche sulla figura di Federico II. Ok, qui sospendiamo, ci rimettiamo un po' al lavoro in ordine sparso, perfetto.